Carissimi utenti, benvenuti a tutti. Oggi ci troviamo allo stadio comunale Silvio Renzulli ad Aria Nerpino. Il Greci, che viene da due vittorie consecutive, oggi proverà a fare il tris. Oggi infatti vedremo in questa 18ª giornata il Greci affrontare l'Atletico Bonito, un'ottima squadra, sta facendo davvero un ottimo campionato, sicuramente avrà qualcosa da dire anche ai playoff. Purtroppo devo raccontarvi anche delle brutte notizie: si è infortunato Michele e Alessandro, credo che siano recuperabili per Orsara. Vi ricordo il risultato dell'andata: allora la partita si era conclusa 0-0, auguriamoci che l'esito sia diverso. Passiamo alle divise. Il Greci, che si presenta con la divisa di casa bianco-celeste, invece l'Atletico Bonito si presenta con la divisa verde. Tra qualche istante l'arbitro fischierà il calcio d'inizio e, come dico sempre, facciamoci foggia e giochiamo a 20.000 megatoni e soprattutto giochiamo col crimine. Occia raga, il Greci prova a sfruttare la prima occasione utile con Vincenzo che l'appoggia per Niki. Vai Niki, ci prova Niki, tira da fuori, attenzione! Occio! E il portiere la prende tranquillamente in due tempi. L'Atletico si presterà a battere un calcio di punizione, attenzione! Occio, ci va di testa! No ragazzi, non è possibile, non è possibile! L'Atletico passa in vantaggio, non è possibile! Dopo pochi minuti già siamo sotto! Ma che cos'è, uno scherzo? Giuseppe prova a far salire la squadra! Cross in mezzo per Nigi! Occio! Nulla di fatto, pallone troppo lungo! Il Greci ricomincia con un calcio di punizione al centro campo, alla battuta ci pensa Aldo che l'appoggia per Vincenzo, Vincenzo prova a salire, attenzione, lancio lungo davanti, attenzione Occio, pallone che è troppo lungo e il portiere fa sua la sfera. L'Atletico prova a salire con l'otto, l'appoggia a 10, Occio raga, tenta il tiro e Francesco fa sua la sfera. Si sta lottando a centrocampo, il Greci cerca di far ripartire la squadra, Coenzo avanza, però il numero 7 lo marca stretto, l'Atletico recupera la palla, Occio raga, attenzione ragazzi, adesso l'Atletico prova a ripartire, attenzione, tenta il numero, Occio, attenzione ragazzi, adesso col 10, attenzione, tenta un cucchiaio per l'8, palla in mezzo, Giuseppe ci pensa lui. L'Atletico si presterà a battere un calcio d'angolo, attenzione, Occio, stoccata di testa, nulla di fatto. L'Atletico si presterà a battere un calcio d'angolo, attenzione Occio, Aldo la devia di testa, i giochi non sono finiti, l'Atletico la recupera, attenzione, Occio, in mezzo, e Francesco la prende senza problemi. Rimessa per l'Atletico, palla per il 10 che la ripassa, tende la scoccata da fuori, Occio, pallone che termina fuori. Occio, tenta il numero. Vincenzo intercetta un pallone che l'appoggia per Enzo, Enzo l'appoggia per Simone, Simone tende una triangolazione con Enzo, Enzo prova a salire, cross in mezzo per Niki, la stoppa, pallone che si allunga, vediamo che cosa succede, Niki tende il tiro, Occio, mamma mia ragazzi, di pochissimo. Si riparte da Vincenzo che a sua volta la scambia per Aldo, Aldo cerca di salire, sta avanzando, sta cercando l'uomo giusto, attenzione Occio, la chiosa davanti, occhio, il numero 4 anticipa tutti e ce l'appoggia al portiere. L'Atletico si sta prestando a battere un calcio di punizione col 10 da posizione molto invitante, attenzione, Occio sulla barriera, l'Atletico la recupera, l'appoggia all'8, tende la stoccata da fuori, nulla di fatto. Il Greci prova a ripartire con Aldo che l'appoggia a Simone, Simone cerca lo sprint sulla fascia, attenzione, sta temporeggiando, sta cercando qualcuno, cross in mezzo per Matteo, attenzione, Occio! Ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Il numero 8 si presterà a battere un calcio di punizione lato destro del campo, attenzione, Occio, c'è una deviazione, pallone vagante, ci vanno di testa, contrasto un po' duro, però l'Atletico in qualche maniera spazza davanti e Francesco fa sua la sfera. Il Greci si presterà a battere un calcio d'angolo con Marco, attenzione, Occio, deviazione del difensore. Marco alla ribattuta, Occio, ma ragazzi che state a fare, svegliatevi, che cavolo.
Il Greci prova a impostare il suo proprio gioco con Aldo. Aldo l'appoggia per Giuseppe. Giuseppe che la stoppa, la controlla, cerca di avanzare, sta cercando qualcuno. L'appoggia per Nici. Vai Nici. L'appoggia per Nichi. Vai Nichi. Credici Nichi. Occio, tende il tiro. Grandissimo gol di Nichi. E timbra sul nono sigillo. Mossi che vi riconosco, ragazzi. Dai, che ce la possiamo ancora fare. Forza, ragazzi. Greci ricomincia con un calcio di punizione, la battuta a Luca che l'appoggia per Giuseppe. Giuseppe prova a centrarsi, avanza, attenzione, l'appoggia per Nigi. Nigi la passa per Nichi, per la retroguardia difensiva dell'Atletico capisce tutto. Nigi di scivolata, c'è confusione, attenzione, ma il direttore di gara segnala un fallo. Marco intercetta un pallone, pallone che si allunga, in qualche modo ce l'appoggia per Matteo. Matteo cerca di chilini davanti, attenzione, ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. L'Atletico si presterà a battere un quarto di punizione, la battuta in numero 4, attenzione, occio, pallone che finisce nelle zone di Francesco. L'Atletico prova a salire, lancia davanti verso il numero 10, occio raga, attenzione, tende il tiro e Francesco la prende senza problemi. Si ricomincia da Francesco, passaggio verso Simone, Simone la stoppa, l'appoggia per Luca, Luca prova a cambiare gioco, passaggio lungo per Nigi, Nigi cerca di salire, sta cercando Nichi e lo trova, attenzione, occhio, ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Il Greci riparte con Vincenzo che l'appoggia per Luca che scambia per Vincenzo, la ridà di nuovo a Luca, Luca che cambia gioco per Giuseppe, Giuseppe la stoppa, si accentra al passaggio all'indietro per Simone, Simone che scambia per Aldo, Aldo cerca di avanzare, sta temporeggiando, occhio che si mezzo per Luca, lo scambia per Vincenzo, ma il difensore capisce tutto. Occhio raga, Matteo recupera un pallone, si gira, l'appoggia per Nigi. Nigi la butta in mezzo verso Marco, occhio, vai Marco, credici! Nulla di fatto, ragazzi. L'Atletico si presterà, batte un calcio di punizione, lo batterà il numero 6, attenzione, occhio, Giuseppe la spazza via di testa, attenzione, i giochi non sono finiti, tenta il tiro da fuori, fortunatamente fuori misura. Occhio, occhio, tenta il numero, ragazzi. L'Atletico riparte da una rimessa laterale, lunga e gittata, viene intercettato, però l'Atletico la recupera, tenta un lancio lungo verso il numero 10, vai Vincenzo, credici, e Vincenzo devia fuori. L'Atletico che riprende il gioco da una rimessa laterale, passaggio per il compagno, l'appoggia di nuovo, attenzione, cerca di trovare gli spazi, non li trova, occhio, scivola, in qualche modo riesce a proteggere la palla, lo scambio per il compagno, la stoppa, tenta un cross davanti, vai Francesco, pensaci tu, e Francesco anticipa tutti. Il Greci si presterà, batte un calcio di punizione dall'altro destro del campo, lo batterà Nigi alla battuta, attenzione, occhio, attenzione, c'è una deviazione, arriva Matteo come un fulmine, pallone che purtroppo va fuori. Atletico Bonito si sta prestando a battere un calcio di punizione col 10 sulla fascia destra del campo, vediamo cosa combina, vediamo che schema utilizza, attenzione, occhio, pallone che scivola fuori. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà la fine del primo tempo. Fine del primo tempo che si conclude 1-1. Purtroppo ragazzi oggi stiamo facendo una partita orrenda, fiacca, senza stimoli. Sembra una partita di calcetto tra amici. Ragazzi, se oggi giocavamo contro l'Orsara sicuramente 10 gol li piavamo di sicuro. Auguriamoci che nella ripresa ci diamo una svegliata. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà l'inizio della ripresa. In questa via di ripresa il Greci prova a dimostrare le sue buone doti di palleggio, saliamo con Enzo che l'appoggia per Simone, Simone tenta un retropassaggio per Vincenzo, Vincenzo lo passa per Aldo, Aldo la stoppa, la controlla, sta cercando di salire, sta salendo, sta cercando l'uomo giusto, occhio, la chiosa in mezzo, però la retroguardia difensiva dell'Atletico capisce tutto, Luca ci va di testa, occhio, vai Nichi, credici, ma il portiere anticipa tutti. Enzo tende l'affondo sulla fascia, occhio, cross in mezzo, nulla di fatto. L'Atletico prova a ripartire, la spazza davanti verso il numero 10, occhio, occhio, ci va di testa per l'11, occhio, l'11 tende lo sprint, tira, occhio, Francesco, e Francesco la recupera in due tempi. L'Atletico Bonito cerca di avanzare, Vincenzo prova a recuperare la palla, il 10 avanza, ci porta a spasso, nemmeno se fosse Messi, lo scambio col compagno, tenta la triangolazione, ma il direttore di gara segnala un fallo. Occhio, occhio, tenta il numero ragazzi.
L'Atletico prova a ripartire, è schierata bene, passaggio sulla fascia, occhio, la passa al 10, occhio raga, tenetelo, la passa! No ragazzi, non è possibile, l'Atletico Bonito ripassa in vantaggio. Si sta lottando nella fascia destra del campo, nei pressi dell'area, il Greci credo che abbia la meglio con Giuseppe, la passa per Matteo in mezzo per Dicky, anticipa il portiere, no ragazzi, di pochissimo, non è possibile. Si riparte da Francesco che la scambia per Aldo la controlla, avanza lo stop, lo scambio per Vincenzo la controlla con tranquillità. Gliela ridà a Aldo, dai raga, crediamoci, la lancio davanti per Loris, occhio, mamma mia, di pochissimo, il portiere c'è. Il Greci si sta prestando a battere un calcio di punizione da posizione molto evitante, l'ha battuta Niki, vediamo che schema utilizza, attenzione, occhio, colpo di scena, l'arbitro fischia un fallo di mano e quindi sarà calcio di rigore per il Greci. Il Greci si presterà a battere un calcio di rigore, lo batterà Niki, dai Niki, dai ragazzi crediamoci, ci aspetta solo il fischio dell'arbitro, occhio, grandissimo gol di Niki, che timbra il suo decimo sigillo, ottimo ragazzi, e il Greci pareggia di nuovo, dai ragazzi crediamoci. Intercetta un pallone, tenta un lancio lungo, fortunatamente lo lancia in una zona morta. L'Atletico si presterà a battere una rimessa laterale, lunga e gittata, il 20 intercetta, avanza, l'appoggio al compagno, occhio raga, attenzione, occhio, mamma mia che gol ha fatto, nemmeno se fosse Del Piero ragazzi, ha fatto un gol pazzesco, ragazzi ma svegliamoci un po', che cavolo di partita stiamo facendo oggi? Atletico prova a ripartire, pallone per il 10, il 10 tenta l'ennesima incursione, occhio ragazzi, tenetelo, occhio, tira! Fortunatamente palla che va fuori, si riparte da Francesco l'appoggia per Cristia cerca di avanzare, l'appoggia per Nigi si guarda intorno, la passa indietro per Cristia sta retreggiando, la passa per Aldo avanza, sta temporeggiando, lancio lungo davanti, verso Massimo, occhio, la chiusa in mezzo per Niki ci prova, arriva Giuseppe, nulla di fatto ragazzi, occhio, tenta il numero ragazzi. L'Atletico si presterà a battere un calcio di punizione da posizione molto evitante, lo batterà il numero 10, attenzione, occhio, e Francesco la prende senza problemi. Aldo intercetta un pallone, l'appoggio per Niki riscambia per Aldo prova a centrarsi, occhio, l'appoggio per Loris, dai Loris, credici, tira, la riesce a recuperare, ma il direttore di gara segnala una carica al portiere. Massimo ci va di testa, l'appoggio per Nigi, te del tiro, mamma mia, se entrava era un euro gol ragazzi. Se ci si presterà a battere un calcio di punizione, la battuta Massimo nel lato destro del campo, attenzione, occhio, è un difensore, spazza via. Il Greci si presterà a battere un calcio d'angolo, la battuta Giuseppe, attenzione, occhio, Massimo la scocca di testa, nulla di fatto. I biancocelesti si apprestano a battere una rimessa laterale con Enzo, l'appoggia per Vincenzo la stoppa, l'appoggia per Aldo la stoppa, la controlla, sta salendo, lancio lungo davanti per Massimo ci va di testa, pallone che è debole e il portiere la prende senza difficoltà. Antonio intercetta un pallone, la lancia verso Loris cerca di arrivarci, l'appoggia per Vincenzo la stoppa, sta cercando qualcuno in mezzo, chiosso in mezzo, occhio! Pallone che finisce nelle mani del portiere. Pallone vagante, Matteo cerca di recuperare in scivolata e ci riesce, l'appoggia per Aldo che la controlla, sta salendo, gliela ridà a Matteo che intercetta, passaggio in profondità per Giuseppe riesce a stopparla, sta avanzando, chiosso in mezzo per Loris, vai Loris, credici, occhio, tira, grandissimo gol di Loris, e timbri il suo terzo sigillo, finalmente il Greci pareggia ancora, dai ragazzi, crediamoci.
stravagante, l'Atletico può recuperarlo. Pallone che si impenna, Lotto ci va di testa, la passa al compagno che stavolta tenta un lancio lungo davanti. Occio raga, occio, mi raccomando, mi raccomando. Dai Aldo, e Aldo ci mette una pezza. L'Atletico prova a salire, la lancia davanti, ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Si riparte da Francesco che l'appoggia per Vincenzo, Vincenzo lo scambia per Nigi, Nigi la stoppa, scambia per Cristian, Cristian tenta un retropassaggio per Aldo, Aldo tenta un passaggio lungo per Vincenzo, però non riesce a intercettarla, però la recupera Massimo, vai Massimo, vai Massimo, credici, a cross in mezzo, occio, occio, Giuseppe riesce a controllarla, tenta il tiro, nulla di fatto. Matteo cerca di intercettare un pallone, ci riesce, l'appoggia a Massimo, Massimo la stoppa, la controlla, cerca la profondità per Antonio, vai Antonio, credici, si inserisce in mezzo, il numero 15 devia in angolo. Giuseppe alla battuta, attenzione, Occio, il portiere cerca di prendere in due tempi e ci riesce. Occio, tenta il numero. Il Greci si sta prestando a battere un calcio di punizione, siamo nelle zone del centrocampo, alla battuta Giuseppe, Occio, attenzione, nulla di fatto ragazzi. Giuseppe cerca di addomesticare una palla difficile, l'appoggio con Matteo, riscambia e l'Atletico spazza fuori. Matteo sta cercando di far salire la squadra, sta cercando Nicky, lancio lungo davanti, Occio, palla troppo lunga e il portiere la fa sua. Occio, Occio, tenta il numero ragazzi. Antonio si improvvisa, centro avanti, Occio, Occio, vai Antonio, credici, credici, Occio, tira, nulla di fatto. Tra qualche istante il direttore di gara concluderà l'incontro. Partita che si conclude 3-3. Nonostante la partita era quello che era, almeno abbiamo strappato un punto. Peccato che abbiamo perso il secondo posto. Ci è andata bene che l'Atletico non aveva più benzina, se no il risultato poteva essere anche più tragico. Ragazzi, spero che il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Hola!